Grazie, ciao a tutti, buonasera. Grazie Paolo per la presentazione. Sì, l'esperienza in Cile è stata senz'altro straordinaria anche per me. E quindi eccoci qui a parlare di come tutto è d'inizio con Cramp, eccolo qua che immagino avrete tutti. Mi emoziona sempre parlare di Cramp perché per me è stato un po' l'inizio di tutto, un po' il mio esordio nel mondo della traduzione davvero e anche il mio esordio con Edicola in qualche modo da lì poi è un po' partito tutto. E credo che siamo tutti, sia io che Paola Alice, particolarmente orgogliosi di aver portato Cramp in Italia perché Cramp è uscito in Cile nel 2017 e nello stesso anno praticamente i diritti sono poi stati venduti, anzi Edicola ha acquistato i diritti per l'Italia ed erano ancora tempi direi non sospetti perché comunque Cramp era un libro nuovissimo e forse neanche noi ci aspettavamo. Forse in cuor nostro un po' lo immaginavamo il successo che avrebbe poi avuto in Cile e nel mondo. La traduzione italiana è stata la prima, ma poi ne sono seguite molte altre, anche perché nel 2018 Cramp ha vinto tantissimi premi in Cile, tra cui i due più importanti, il Premio Municipal di Letteratura di Santiago e poi il Premio alla migliore opera letteraria del Ministero della Cultura cileno. E se considerate, insomma, quanto è comunque la produzione letteraria cilena e questo libricino che sembra così esile, che cosa è arrivato a fare, insomma, non è davvero cosa da poco. E direi che dopo questo successo, in qualche modo N è partita per il mondo, per cui è stata poi tradotta in tante altre lingue, l'hanno tradotta in Nord America, quindi è stata tradotta in inglese, è stata tradotta in Germania, in Danimarca, leggo perché l'elenco è lungo, in Brasile, poi è stata portata anche in Argentina, in Uruguay e in Spagna e so che sta per uscire anche una traduzione in Polonia. Per cui il viaggio di Emme è stato lungo, però noi con un pizzico di orgoglio diciamo che dopo il Cile il primo paese è stato l'Italia. E quindi insomma per me è emozionante pensarci, ripensare un po' al percorso di questo libro. Quindi oggi avevo pensato di parlarvi un po' di questo, di partire dal percorso di Cramp e da come è arrivato poi a Edicola e da come è arrivato poi a voi, e poi di parlare un po' con voi di varie letture che io ho fatto di questo libro e anche di varie letture che ho imparato a fare conoscendo Maria José e sentendo che cosa lei aveva da dire su Cramp. Come accennato prima Paolo, abbiamo avuto la fortuna enorme, ancora prima che io andassi poi in Cile, quindi conoscessi anche proprio il posto in cui è ambientato questo libro, di avere Maria José in Italia un paio d'anni fa, nel 2018 mi pare. Siamo stati con lei in tour in una settimana molto intensa perché, insomma, magari qualcuno di voi anche c'era, abbiamo visitato varie librerie, siamo stati a Torino, a Milano, poi a Bologna, a Firenze e a Roma e seguendola in questa settimana ho imparato moltissimo anche sul suo modo di leggere Cramp, che poi non è per forza identico a quello dei lettori, a quello di chi lo traduce, a quello di chi lo pubblica e poi in qualche modo completare il puzzle è stato davvero molto, molto interessante. La storia di Cramp in Italia per me in qualche modo ha un po' inizio nel 2017 quando io avevo già tradotto Maria José, l'avevo tradotta però in un libro di poesie per l'infanzia. Qualcuno di voi mi ha anche chiesto nelle mail, mi pare Michela, se non sbaglio, che la vedo lì, del percorso di Maria José anche come scrittrice per l'infanzia ed effettivamente è la sua produzione più estesa. Io l'avevo tradotta per Topi Pittori in un libro intitolato Il segreto delle cose e lei venne a Bologna appunto nel 2017 per la Children's Book Fair e in quell'occasione ci conoscemmo e mi regalò Cramp. Per me fu assolutamente un amore a prima vista. Ci ripensavo quando stavo ripensando un po' alle tempistiche del tutto e non so se conoscete le tempistiche delle fiere, la Children's Book Fair di solito
ad aprile, forse quell'anno fine marzo, non saprei. E io al Salone del Libro dello stesso anno, quindi a maggio, già avevo la mia proposta di traduzione sotto braccio e andavo alla ricerca di un editore, perché veramente lo lessi e fu abbastanza folgorante per me. Era un libro che andava tradotto, era un libro che andava portato anche qui e che io speravo avrei letto tante altre volte. E quindi in qualche modo poi questo fu l'incontro, il punto di incrocio in cui l'insetto della sorte arrivò nella strada mia, quella di Edicola e quella di Maria José, e si incrociarono tutte e tre, perché al Salone di quell'anno, quando appunto andavo con la mia proposta sotto braccio, e incontrai Paola e Alice, con cui ci conoscevamo di vista ma non avevamo mai parlato di traduzione, e loro a loro volta avevano già ricevuto Camp in regalo da Maria José e se ne erano innamorati, e quindi insomma io volevo tantissimo tradurre. Lo speravo in un editore che ci credesse tanto quanto me, loro se ne erano già innamorati e quindi da lì, dopo una chiacchierata, abbiamo deciso di provare a portarlo in Italia insieme. E così è nata un po' l'edizione che voi avete tra le mani. E, per questo per me è un libro davvero del cuore. E, volevo partire prima di parlare di tutto quello che poi mi ha raccontato Maria José del libro, dalla mia lettura, da quella prima lettura che io feci. Poi se abbiamo tempo, se avete voglia di fare due chiacchiere, mi piacerebbe anche sapere com'è stata la prima lettura per voi, o magari anche una rilettura di questo libro, se qualcuno ce l'aveva già e l'ha fatta, perché io ho questo ricordo molto nitido di quando lo lessi, mi ricordo anche dov'ero, e quando lo finì, chiusi il libro e iniziai a pensare, ok, adesso lo devo rileggere, per forza. Sentivo che c'era un vuoto che dovevo colmare e che soltanto rileggendolo questo libro mi avrebbe davvero raccontato tutte le storie che mi poteva raccontare, e che una prima lettura non poteva bastare, insomma, avevo bisogno di altro. E questo senso di vuoto poi mi sono confrontata con altri lettori in altre occasioni e mi è stato raccontato anche da altre persone, quindi ho un po' riflettuto sul perché molti lettori provano questo senso un po' di spaesamento nel chiudere il libro, nel finire la storia di M, e secondo me la cosa splendida che fa Maria José, che ci riesce a trasmettere, che quella sensazione che ci rimane per me è la stessa identica sensazione che prova M su quel treno quando si allontana da D, e a noi arriva, noi la sentiamo con lo stesso dolore, con la stessa profondità che sente lei. E quindi poi mi direte, insomma, se anche voi l'avete provata, e io sono partita da lì. Ho pensato di partire da questo, quindi dalla fine del libro, da quel vuoto che mi lascia in qualche modo la scena finale, per parlare di alcune delle letture che possiamo fare di Cramp, che io ho fatto, di alcune delle sensazioni che mi ha lasciato, perché la primissima lettura che feci all'epoca e che in qualche modo mi porto dietro, poi mi venne un po' chiarita durante una conversazione con Maria José, in cui lei mi disse che questo secondo lei era un libro sulla scomparsa. E mi disse anche che in realtà qualcuno l'aveva definito ancora meglio, non lei, ma forse un suo lettore una volta, o qualcuno durante un'intervista, e le aveva detto che era un libro sul dolore del crescere. E secondo me questa è la definizione quantomeno per me, smuove le corde di quello che Cramp mi ha lasciato, sia quando lo leggevo, perché dalla prima lettura per me è stata una lettura uguale a dalle vostre, totalmente da lettrice, che poi quando ci ho anche lavorato l'ho riletto tante volte. Perché un romanzo sulla scomparsa e un romanzo su questo dolore del crescere? Perché quello che scompare in Cramp è moltissimo. Scompare un mestiere, poi ne parleremo, perché anche su questo ci possiamo farci, insomma, una riflessione approfondita, e soprattutto scompare, secondo me, uno sguardo su un mondo, uno sguardo sulla vita, uno sguardo sulle relazioni umane, che
Nel percorso di M all'inizio era estremamente limpido, estremamente puro, innocente, e poi a un certo punto qualcosa crolla, come lei dice, il suo mondo costruito con i prodotti Crump non regge più. C'era una piccola probabilità che questo accadesse e invece accade. Il mondo che lei si era costruita, che in gran parte si basava su una figura, che poi è quella centrale, secondo me, nel romanzo, che è la figura del padre, no? La figura di Dee, non regge più, perché nel momento in cui lei vede davvero che cosa sta accadendo, nel momento in cui qualcuno le insinua il dubbio che quel Crump non esista più, quindi qualcuno le insinua il dubbio che il padre forse le abbia mentito, che il mondo che lei si era immaginata non funziona proprio come lei se l'era immaginato, Emme perde, forse in parte, forse per sempre, forse solo per un periodo, chi lo sa, la capacità di vedere quella luce che lei descrive così bene quando racconta un po' la scena, per esempio, della strada e di questo grande falegname che mette tutti i pezzi proprio dove dovevano essere. Nel momento in cui perdiamo, qualcuno ci toglie questo velo e non possiamo più vedere il mondo così, allora il vuoto non è un piccolo buco, ma è un grande buco da riempire, come dice lei. E questa metafora del vuoto, del buco, la sentiamo molto molto presente. Per cui questo distacco dalla vita, dall'infanzia alla vita adulta, secondo me è uno dei primi modi, forse da un lato il più evidente all'inizio, perché ci rendiamo subito conto che è la storia di una bambina che sta crescendo, ma forse quello di cui ci dimentichiamo spesso subito, perché iniziamo subito a pensare alla storia, ai grandi eventi. Invece, per me è una bellissima definizione quella di Crump come un romanzo su questo dolore, dolore della crescita. C'è un'altra lettura di Crump che mi ha dato Maria José, questa volta invece, che non, io non avevo percepito subito alla prima lettura, che tra l'altro fu quella che Maria José diede al suo editore quando ancora Crump era solo un'idea. Sono piena di aneddoti di Maria José che va dall'editore e propone cose, quindi poi ne arriveranno altri, perché è davvero una persona splendida e tira sempre davvero fuori delle piccole perle, secondo me, nella sua vita, speriamo di ascoltarla per ore. E lui mi disse che, appunto, quando le venne l'idea di scrivere Crump, quindi di provare a scrivere qualcosa che andasse un po' fuori da ciò che aveva scritto fino a quel momento, perché voleva provare ad approcciare un pubblico un po' più ampio, andò dall'editore e disse: "Guarda, io vorrei scrivere un libro fatto solo di personaggi secondari." E anche questo, secondo me, è riuscita a farlo alla perfezione. In che senso sono personaggi secondari? Maria José racconta di avere questa simpatia, e secondo me si vede proprio, perché simpatia è forse la definizione perfetta un po' di tutti i commessi viaggiatori, che sono personaggi che io adoro. Questa simpatia per queste persone che non hanno un grande ruolo, non prendono posizione, non sconvolgono le cose, non li dice, sono personaggi che non fanno la storia, ma in qualche modo vengono travolti dalla storia. Questi sono i personaggi secondari, e un libro come Crump è un libro che racconta loro e racconta anche questa loro incapacità di riuscire a compiere grandi gesta. Loro fanno le loro piccole cose, lo vediamo nei capitoli in cui si descrivono i vari commessi viaggiatori, ognuno ha il suo piccolo mondo, il suo piccolo universo, nel caso di esse magari anche più duro, però sta lì, non hanno l'ambizione di fare altro, e nello stesso tempo non hanno nemmeno forse la voglia di farlo. Allora, questi personaggi hanno questo sguardo che rimane quello di ogni bambino, in un certo senso, rimane quello sguardo limpido e puro che rimane ancorato un pochino al loro piccolo mondo. E questi personaggi secondari sono quelli che appunto vengono
travolti nella storia, come poi veniamo travolti un po' tutti. Credo che quale anno migliore di questo per non rendercene conto. E quindi il racconto di Mario José è anche un racconto, diciamo, prima della scomparsa, e senz'altro la scomparsa dello sguardo della bambina, ma anche la scomparsa di un mestiere. Il Cramp è un libro che per molti aspetti si riconduce alla biografia, all'autobiografia di Maria José, e uno di questi aspetti è che suo padre era effettivamente un commesso viaggiatore, non di articoli di ferramenta, ma comunque si muoveva in quel mondo. E lei mi raccontava che suo padre era una di quelle persone, anzi ancora, perché in realtà forse ancora va in giro con la valigetta, che si identificava totalmente con il mestiere che faceva. E lui era un commesso viaggiatore, non era qualcos'altro, era quello. E quindi questo mondo che cambia e che trascina con sé tante cose, ci sono tanti cambiamenti storici, ma uno di questi è anche il consumismo, l'avvento di queste grandi catene di produzione, di questi grandi magazzini, grandi negozi, grandi marchi che in qualche modo uccidono il commercio piccolo e portano in qualche modo con sé in questa uccisione anche il mestiere dei commessi viaggiatori. Ecco, il padre di Maria José l'aveva sentito proprio sulla propria pelle. E come alcuni di loro, non tutti ovviamente, cercava di aggrapparsi un po' veramente con le unghie al mestiere, quindi ancora appunto a più di 70 anni cercava di andare in giro e fare qualcosina per mantenerlo vivo. Il mestiere del commesso viaggiatore anche da noi è praticamente sparito, così come in Cile, e quindi tramite Cramp credo che Mario José abbia voluto rendergli un po' omaggio, raccontare una storia di personaggi che di solito non vengono nemmeno presi in considerazione. E per cui queste epifanie che ha, che ci raccontano tanto del suo percorso di crescita, anche in qualche modo raccontano tutto ciò che scompare e quel poco che rimane, quelle piccole tracce che rimangono di noi, del nostro mestiere, della nostra identità, di quello in cui crediamo nel mondo, una volta che noi non ci siamo più. Una di queste cose che in Cramp senz'altro scompaiono è il mestiere di questi personaggi. Vorrei parlare brevemente, visto che anche Michela mi aveva chiesto anche dell'idea che sta dietro alla scelta di chiamare questi personaggi soltanto con una lettera. Poi vi racconterò un po' qual è stata l'idea di Maria José, il motivo per cui lei ha scelto di chiamare soltanto con una lettera. Però io da lettrice, prima ancora di sapere le sue ragioni, ho identificato un po' la scelta dell'iniziale. L'ho letto in questo modo, la mia chiave di lettura è stata quella di immaginare che questi personaggi forse potessero essere un simbolo anche di qualcos'altro, non avevano quasi, erano talmente secondari da non avere quasi nemmeno un nome, ma essere in qualche modo un segno sulla pagina, ognuno diverso dall'altro, ognuno una piccola macchia di colore molto definita, però senza un vero e proprio nome, come poi non verranno mai ricordati, perché la storia non li ricorderà mai. Quindi questo tentativo, secondo me, è estremamente riuscito da parte di Maria José di raccontare questi personaggi. Un altro aspetto mi faceva piacere parlare, e invece legato non soltanto al contenuto di Cramp, ma anche al modo in cui Cramp è scritto, che secondo me è un modo non scontato di raccontare una storia che ha un punto di vista infantile. Io sono personalmente una grande amante della letteratura per l'infanzia, per ragazzi, e ancora di più forse dei libri per adulti che raccontano il punto di vista dei bambini e dei ragazzi che riescono a farlo bene. E mi dispiace sempre un po' quando per raccontare questo mondo si scade nel banale, oppure si cerca di semplificare
per esempio una lingua, uno stile, cercando di imitare una voce che forse in realtà all'autore non appartiene più di tanto. Invece, secondo me, il talento di Maria José, è proprio quello di riuscire non tanto a dover, non sente per forza di dover scrivere come davvero scriverebbe una bambina di quell'età, non lo fa, anzi, la sua scrittura è estremamente poetica, ma riesce perfettamente, secondo me, a guardare il mondo come lo guarderebbe una bambina di quell'età e a classificare le cose come le classificherebbe una bambina di quell'età, a percepire le relazioni umane come una bambina di quell'età, quindi questo sguardo che per noi è un filtro che funziona talmente bene che nel momento in cui il filtro viene meno, noi lo percepiamo e soffriamo un po' insieme a lei. E, in qualche modo quindi la scrittura di Maria José si fa in questo, capace di esprimere in maniera poetica, in maniera non banale, appunto, un punto di vista. Ed è una scrittura che viene spesso definita come una scrittura silenziosa. Romanzo Cramp, ecco, una terza definizione forse che potremmo dare, abbiamo detto un romanzo sul dolore del crescere, un romanzo fatto solo di personaggi secondari e anche un romanzo fatto di silenzi, senz'altro, molti più silenzi che parole forse. Ed è una caratteristica di tutta la produzione di Maria José. Io ho letto molti suoi libri, ne ho tradotti alcuni e comunque in tutti è indifferente se siano quale sia il pubblico di riferimento, questa è la voce di Maria José. E quando un autore riesce ad avere una voce così potente, così limpida, così riconoscibile, non è cosa da poco. Di sicuro so che ho seguito un po' i precedenti incontri, si è parlato della generazione del silenzio quasi, per cui forse un po' Paolo e Alice ve ne avranno già parlato. Secondo me nella scrittura di Maria José ci sono vari, anzi scusate, ci sono vari motivi per cui la scrittura di Maria José è silenziosa. Il primo, senz'altro, è quello di cui immagino abbiate un pochino già parlato, ovvero questo silenzio dato dalla situazione storica in cui una scrittrice come Maria José è cresciuta. Questa è una caratteristica che accomuna moltissimi scrittori cileni di quella generazione, nati tra gli anni 70 e gli anni 80, Alejandro Zambra, Nona Fernández, ce ne sono tantissimi, Alejandra Bustamante, tra quelli di cui avrete parlato senz'altro, che è la generazione dei figli della dittatura. Che cosa accadeva? Accadeva che questi figli crescevano davvero nel silenzio. E Maria José mi raccontava di questa, soprattutto diciamo adolescenza, intorno ai 14 anni, in cui lei sentiva il peso del silenzio nella sua, per cui senz'altro alcune tematiche erano totalmente bandite dalla conversazione, non si parlava di politica, non si parlava di religione, che sono poi temi, tra l'altro, che lei sottolinea nella conversazione tra D e D. Lei dice a un certo punto la loro sintonia era tale che iniziarono a parlare di politica, a parlare di religione, parlare di queste cose non era affatto una cosa scontata, anzi era segno di grandissima fiducia. E che cosa accadeva? Che senz'altro di questi temi non si parlava e soprattutto se se ne parlava, di certo non se ne parlava in presenza dei bambini, perché i bambini erano dei chiacchieroni, i bambini non avevano filtri e come mi raccontava Maria José, era un attimo che a scuola qualcuno dicesse: ah, oh, guarda, sai che è qualche settimana che mio zio è nascosto nella mia soffitta, e il giorno dopo però lo zio veniva, se qualcuno bussava alla porta lo zio spariva. Per cui era estremamente pericoloso affrontare certi argomenti. E quindi in qualche modo questi scrittori cresciuti in questi anni e che a un certo punto hanno cercato di tirare fuori la loro voce, sono riusciti a tirarle fuori a fatica, per cui ancora raccontano poco, raccontano in modo estremamente delicato, raccontano con poche parole. Maria José mi diceva un po', anche ricollegandoci all'attualità, a quello che sta accadendo in questi ultimi anni in Cile, in questo ultimo anno particolarmente, ma in realtà già
con le proteste studentesche, poi raccontate tra l'altro in un altro libro di Nicola Sodo dell'Alameda, e tutto in qualche modo ha avuto inizio. E lei mi diceva che aveva la sensazione che questa rivoluzione che sta avvenendo in Cile non potesse che farla una nuova generazione, che la sua generazione non avrebbe mai avuto questa voce così forte da poter scendere in strada. Ora ce l'ha, però ora ce l'ha perché ha avuto la spinta di qualcuno che ha avuto la fortuna, naturalmente, perché non è una colpa non avere una voce, però la generazione che ha avuto la fortuna di poter crescere parlando dei problemi, rendendosi conto delle problematiche che c'erano e avendo forse fiducia nel fatto che la loro voce in qualche modo sarebbe stata ascoltata, questa generazione è riuscita a scendere in strada, a scendere in piazza e a urlare. La generazione che invece è cresciuta con la bocca chiusa e soprattutto con le orecchie chiuse, nel senso che proprio non sentiva nulla, non ha avuto la sensazione che la propria voce sarebbe stata ascoltata anche una volta finita la dittatura. E, anzi, la paura era che in realtà non fosse per nulla così e che si potesse ricascarci da un momento all'altro. E quindi questo è senz'altro uno dei motivi, immagino, principali, anche se molto forse inconsci a volte, di questa scrittura che si nutre proprio di silenzi. E in una scrittura silenziosa, come quella di Maria José, qua è una scrittura minima, fatta di dettagli. Quello che io ritrovo, e che ritrovo avendo letto anche diversi libri di Maria José, è una scelta molto, non direi nemmeno fatta apposta, cioè proprio inconscia ma estremamente precisa delle parole. Per cui tradurre Maria José, tornando un attimo al lavoro che poi ho fatto, vuol dire essere davvero attenti alle parole che usano non soltanto in Cramp, ma anche negli altri libri, perché sono incredibilmente sempre quelle in qualche modo e dicono tantissimo. E c'è una simbologia dietro alcuni elementi che ritornano, per esempio la lucciola. Le lucciole evidentemente per Maria José hanno qualche cosa di magico, perché sono presenti in momenti molto importanti dei suoi libri. Un altro, a proposito di aneddoti, un altro elemento incredibile, che lei mi aveva detto appunto nemmeno sapere di aver utilizzato, è l'albero, per esempio. Non so se ricorderete nella scena in cui M esce dalla macchina, appunto dopo che D ed S sono stati portati via dalla polizia, e si rifugia sotto un albero. È un gelso questo albero. E lei a un certo punto, poi dopo aver sentito gli spari, sviene. Quando ero in Cile, quando sono andata a trovare Paolo e Alice, poi ne ho approfittato per rimanere un po' più a lungo, farmi qualche viaggetto, uno di questi viaggi è stato insieme a Maria José a casa di sua mamma. Sono rimasta per qualche giorno con loro, quindi ho conosciuto il paesino molto piccolo in cui viveva la mamma, immersa nella natura, e poi ho conosciuto anche Temuco. Tra l'altro all'epoca stavo traducendo un altro libro per Topo Pittori, questa volta, che racconta l'autobiografia dell'infanzia di Maria José. Quindi mi interessava molto conoscere i luoghi che poi lei racconta nel libro in cui racconta della sua infanzia, la sua e non quella di M, perché è vero che ci sono dei parallelismi, ma non è proprio tutto uguale. E quindi Maria José mi portò a vedere la casa che era stata la sua casa di infanzia, che ora non è più sua, e fuori da questa casa c'è un gelso, che lei nel libro, nella sua autobiografia, racconta essere un albero in cui da piccola si arrampicava, ci giocava, finché a un certo punto questo albero cresce. E allora io ricordo che gli dissi: ah, Maria José, bene, ora capisco l'importanza che ha per te il gelso, e perché è un albero così fondamentale nella tua simbologia. Poi noi cerchiamo sempre in qualche modo di ritrovare un filo conduttore, di leggere libri con una certa chiave di lettura. E rimase molto sorpresa e mi disse: ma scusa, perché il gelso è importante? Non capisco. E io gli dissi: beh, è l'albero sotto cui si viene M. E lei non se lo ricordava. E questa cosa è straordinaria, secondo me, perché il gelso c'è in tanti suoi libri, è per me un po' stato quel
mi ha fatto scattare quel modo di leggere la sua letteratura, come quella poi anche di altri autori dell'epoca, capendo che sì, c'è ovviamente una ricerca letteraria, questi sono degli splendidi autori, ma c'è davvero una necessità intima di raccontare certe cose, a tal punto che ci sono degli elementi che sono parte di loro e che magari nemmeno loro si rendono conto di quanto affiorino, quanto sono presenti, quanto la loro vita in qualche modo, anche in un libro come Camp, che racconta una storia, non racconta la vita di Maria José, poi ci sono, perché quando si racconta un dolore che forse insomma ci ha toccato così profondamente, c'è qualcosa di noi che sfugge, qualcosa che entra, anche se non lo facciamo apposta, non ce ne rendiamo conto. Quindi, senz'altro, tornando a questo silenzio, a questa scrittura silenziosa, pacata, per me un libro così si può leggere soltanto dando un peso, accogliendo il peso enorme che ha ogni singola parola e che ci può essere dietro ogni singola parola di un libro come Camp. Un altro motivo ancora per cui Maria José sceglie il silenzio, quindi al di là del silenzio imposto in qualche modo dalla dittatura, è anche una scelta di stile, una scelta sua come autrice, è legato alle idee che lei ha nella poesia. Per Maria José la poesia è estremamente importante, la sua produzione è tendenzialmente quasi tutta poetica, per quanto poi sia una poesia appunto classificata magari in un certo modo per bambini, però sempre poesia è. Tra l'altro Maria José ha anche delle influenze, secondo me si notano in questo stile, della poesia giapponese. Lei ha studiato giapponese, ha vissuto molti anni in Spagna, traduce haiku. E non so quanti di voi leggano gli haiku, ma più sintetici di così credo sia quasi impossibile. E questo lei se lo porta dietro, per cui c'è un'affinità estrema, ci sono tanti pezzi che si incastrano in uno, poi dice bene, ora capisco il perché. E ha forse anche nel suo amore per la cultura giapponese qualcosa, qualche relazione con questa ricerca della poesia, della luce nel piccolo, c'è. E lui mi diceva che la poesia per lei è estremamente importante, lo era appunto sin da bambina, e che il suo amore per la poesia nasce da dei lunghi pomeriggi d'infanzia, con un cielo molto piovoso, Temuco è una città in cui piove tantissimo, molto molto umida, quando suo padre le raccontava, le prendeva qualche raccolta di poesie e gliela leggeva. E mi raccontò una volta, credo tra l'altro poi lo raccontò anche durante il tour di Cramp, che ci fu una poesia che la colpì particolarmente, che ancora si ricordava, che era una poesia di Neruda, suo padre era un grande amante di Neruda. Questa poesia si chiama Ode alla cipolla, se qualcuno poi la vuole cercare, e anzi io... È molto un po' lunga, ne ho preso un pezzettino, il pezzo a cui lei faceva riferimento perché ve lo volevo leggere per farvi capire che cos'è la poesia per Maria José. A un certo punto di questa poesia in cui Neruda descrive una cipolla, lui la descrive in questo modo, dice: «Stella dei poveri, fata madrina, avvolta in delicata carta, esci dal suolo, eterna, intatta, pura, come semenza d'astro. E quando ti taglia il coltello in cucina, sgorga l'unica lacrima senza pena». Maria José mi disse: il modo in cui Neruda descrive la cipolla in quest'ode è la poesia, è lo sguardo capace di vedere le cose in un modo diverso. Per cui nel momento in cui noi, in una vita piena di difficoltà, nel momento in cui noi ci ritroviamo con soltanto una cipolla alla nostra tavola, se saremo capaci di guardare la cipolla come la guarda Neruda, decisamente la prospettiva sarà migliore. Per cui, per Maria José, la poesia non è un genere, è uno sguardo sul mondo, uno sguardo sulle cose che racconta. E nel momento in cui riesce a raccontare le piccole cose così, con questa luce, allora tutto assume un altro significato. Per questo avevo voglia di raccontarvi di
della poesia di Maria José, perché secondo me nella sua scrittura silenziosa ci sono tanti aspetti. C'è l'aspetto del silenzio imposto, ma ci sono anche, c'è anche una scelta, un modo di guardare il mondo che non può non essere veicolato in qualche modo dalla poesia e quindi da una scrittura di questo tipo. Direi, non saprei, se leggiamo qualche domanda, Paolo, che dici? Che non sono. Vado, leggiamo qualche domanda che so che poi scateneranno ulteriori riflessioni, per cui. Allora, volevo partire da una riflessione che ha fatto Michela. Grazie per averci scritto, Michela. Michela mi fa varie domande, quindi adesso le spezzettiamo così io riesco a rispondere a tutto. Leggo però anche la sua riflessione perché è una riflessione molto, molto bella su Camp. Michela dice: Camp è un libro che fa sorridere, un sorriso in alcuni punti malinconico e in altri amaro. Anche qui la voce e gli occhi di una bambina, il racconto di un'esperienza particolare che si intreccia alla storia del CIE di quegli anni e sembra che non possa essere altrimenti. Ci sono figure, descrizioni e teorie, come gli inserti della sorte, il grande falegname, il paese fantasma, la teoria dei molteplici universi, che in poche righe rendono in modo originale l'idea di uno stato d'animo, del momento, di una presa di consapevolezza. La storia sembra che venga fuori poco a poco, anche se il romanzo è lungo, bello davvero. Mi piacerebbe sapere qualcosa in più di questa scrittrice, spero un po' Michela di aver risposto, adesso approfondirò. Mi chiedevo appunto, era Michela a chiedere com'è stato tradurla ed entrare nel mondo dei suoi personaggi e anche se c'era una spiegazione dietro alla decisione della scrittrice di nominarli soltanto con una lettera. Allora, sì, c'è una spiegazione che è quella di Maria José. Come dicevo, tra l'altro è un'ottima domanda per capire anche com'è il mondo di Maria José e com'è entrato in Camp, perché Cramp è un libro in parte autobiografico, senz'altro. Io ho avuto anche la fortuna, so che Paolo e Alice mi hanno mandato un piccolo articolo sulla mia esperienza quasi mistica di viaggio in macchina insieme ad S e a D, che è stato, penso, probabilmente per ora, ci ripensavo e dicevo, beh, se dovessi fare una classificazione degli eventi della vita come la fa D, che ci sono quelli probabili, quelli improbabili e quelli talmente improbabili che ti fanno nell'esistenza di una qualche specie di Dio, l'incontro con SD rientra nella terza categoria per me, senza dubbio. E quindi, conoscendo un po' la storia di questi personaggi, la storia della famiglia di Maria José, la storia dei colleghi di lavoro di suo padre, mi rendo conto, mi sono resa conto di quanto fosse concreto il racconto di Maria José, quanto della sua vita fosse entrato nelle pagine del romanzo. E appunto, i commessi viaggiatori sono delle persone vere che esistono, e in realtà la scelta di nominarli soltanto con l'iniziale, è stato un gioco di Maria José, lei mi diceva, perché voleva che loro si riconoscessero in qualche modo in questi personaggi, e allo stesso tempo però c'era un problema, ovvero che queste persone non è che si comportassero sempre nel modo più legale che ci fosse, erano spesso, c'erano piccole truffe, cercavano di guadagnare e quindi un po' truffavano il venditore, un po' truffavano la ditta, insomma, visto che il loro comportamento non era dei migliori, lei non se l'è sentita di scrivere il loro nome per intero e quindi ha deciso di utilizzare soltanto l'iniziale per permettere a loro un po' di riconoscersi. Tra l'altro, mi viene sempre molto da ridere quando ci ripenso, perché lei mi diceva che era un suo desiderio che i commessi viaggiatori leggessero questo libro, anche per farli sentire un po' protagonisti, no? Per quello che dicevo prima, sono un po' i dimenticati della storia e quindi un libro che parla di loro non è cosa da poco. E però Maria José mi raccontava che quando uscì il libro lei lo regalò a suo padre. E suo padre pensò bene di fotocopiarlo e regalarlo a tutti i suoi colleghi. Per cui c'è in questo momento probabilmente un'edizione illegale di Cramp fotocopiato che sta girando tra i commessi viaggiatori del Cile, perché ovviamente nessuno di loro aveva intenzione di acquistarlo e quindi
Esattamente, in pieno personaggio del commesso viaggiatore, loro hanno deciso di fare da sé, insomma, spacciarsi un po' queste dispense di Cramp fotocopiate in giro per Temuco, e quindi hanno ovviamente tutti molto apprezzato. Tra l'altro, in realtà, oltre, secondo me, oltre alla volontà di fare questo gioco con i suoi, con queste persone con cui poi Maria José è cresciuta, c'è anche un aspetto narrativo dietro questa decisione. Avrete di sicuro notato che c'è un personaggio che in realtà il nome non ce l'ha, che è quello della madre di Maria José. E questa è una domanda che è stata fatta a Maria José durante il tour, quindi ricordo un po' la sua riflessione su questo aspetto, ovvero. I commessi viaggiatori, come raccontavo un po' all'inizio, riescono ad avere questo sguardo, riescono a stare fuori dalla storia in qualche modo, a mantenere quello sguardo limpido di M, che è quello che poi ci manca quando finiamo il libro, riescono a non lasciarsi sopraffare troppo e a vivere in un altro mondo, un mondo che è un po' il loro mondo. La madre di M invece. No, la madre di Irene è ancorata nella realtà in modo talmente profondo che questa realtà se ne porta via una parte, no? Non vede da un occhio. E quindi lei non riesce, non può essere sopra, non può essere leggera come lo sono i commessi viaggiatori, ma anzi sente tutta questa pesantezza della realtà sulle sue spalle. E quindi la decisione di non darle nemmeno un nome è dovuta a questo fatto, distinguerla a livello invece letterario, a livello dell'opera, dal mondo per come invece lo vedono i commessi viaggiatori. E tra l'altro, visto che Michela mi chiedeva anche un po' come entrare nel mondo di questi personaggi, e credo che per Maria José comunque non sia stato un libro semplice da scrivere proprio per questa decisione di mischiare autobiografia e finzione. Lei una volta diceva che aveva più paura, quando il libro doveva uscire, aveva più paura dell'opinione della sua famiglia che di quella dei suoi lettori, e che ha dovuto spiegare a sua mamma che c'era quel romanzo dentro Cramp, che non era tutto così, perché comunque non. È doloroso dover fare i conti con delle figure che in qualche modo hanno fatto parte della tua vita e poi doverle anche invece tratteggiare perché stai raccontando una storia. Quindi il mondo, diciamo, dei commessi viaggiatori che gravitano intorno a Maria José o a M è quello che cioè, esiste. Ma non è lo stesso, non è perfettamente identico. Senz'altro quella che Maria José ha raccontato non è del tutto la sua storia, è in parte la sua storia, ma è una storia che se non è accaduta a lei, poteva accadere alla vicina di casa. Quindi questo si sente molto. E quindi, tra l'altro, anche nella descrizione, per esempio, dei genitori, dicevo questa madre, prima diciamo che suo padre ancora va in giro con la valigetta, no? Si identifica molto nel suo mestiere, si identifica molto negli oggetti, la madre invece ha questo amore sconfinato per la natura, per cui queste radici che affondano nel terreno, che affondano nella realtà, si percepiscono, sono davvero, si notano nel suo quotidiano, nella casa che abita in qualche modo, ed è una cosa molto, molto bella. Spero di aver risposto alla domanda di Michela, forse anche dilungandomi fin troppo. Ne leggo un altro perché c'è una seconda parte. Allora, scusate, ecco qui. Ok, Michela mi chiedeva se l'esperienza come scrittrice di libri per bambini può aver inciso su Cramp. Forse un pochino ho già risposto. La risposta è sì, ma. Non lo direi in questo modo, sai Michela, non credo nemmeno che sia l'esperienza di scrittrice per bambini ad aver influito su Cramp. Conoscendo ora l'opera di Maria José in modo più ampio, direi che questa è la sua voce, che sia scrittura per bambini oppure no. Anzi, in realtà Maria José tendenzialmente odia la definizione i libri per bambini e lei dice sono libri che possono essere letti anche dai bambini, ma non sono libri per bambini ed effettivamente, secondo me, è totalmente vero anche perché la sua poesia raggiunge comunque dei livelli di profondità
che possono essere apprezzati anche in un pubblico adulto. Semplicemente riuscire ad avere uno sguardo su un mondo, come dicevo prima, che è estremamente affine a quello di un bambino, riesce a raccontare il gioco, riesce a raccontare la classificazione, la percezione delle relazioni in un modo molto, molto accurato, molto preciso. Tra l'altro, ci pensavo prima quando ho letto la tua domanda, che io sarei curiosissima di leggere Maria José in un libro che non abbia due bambini, ma non so se arriverà. So che c'è qualcosa in cantiere, però non so bene di che cosa parlerà, non vedo l'ora di leggerlo, ma non ho idea appunto di a che cosa stia lavorando esattamente, perché in realtà forse questo è il suo sguardo. Io, avendo poi avuto la fortuna di passare diversi periodi con Maria José, trovo che lei abbia ancora un modo di guardare al mondo che è questo, altrimenti non si spiega il suo talento nel farlo, per cui di sicuro ha questa abilità di scrivere in questa maniera, ma è la sua, forse farebbe fatica a fare diversamente, ecco, quindi. Sì, almeno per quel che immagino io, poi magari ci sorprende e arriverà prima o poi qualcosa di diversissimo. Ok, leggo invece l'ultima riflessione, che era quella, scusate, la leggo dal cellulare perché ho difficoltà a gestire gli schermi altrimenti. Qua. Invece di Onofrio, che vedo anche, ciao Onofrio. Allora, Onofrio ci dà uno spunto di riflessione molto interessante, bello, per questo anche mi piaceva concludere con lui. Poi se qualcuno ha domande o vuole raccontarmi com'è stata invece la sensazione dopo aver finito il libro e se è stata un vuoto totale come la mia, io vi ascolto molto volentieri. Comunque Onofrio scrive. Ho letto con interesse questo originissimo racconto, un contenitore di sentimenti, rabbia, dolore, felicità, paure, visto da occhi infantili, ma non per questo meno profondi e ironici. Uno spunto di riflessione. La classificazione delle cose da parte di Anne nei primissimi anni della sua infanzia, come tutti i bambini, conosce solo il giorno e la notte, il bene e il male, con netta distinzione tra le categorie. Ma una volta intrapreso questo fantastico viaggio di lavoro con il padre D, Emma inizia a cogliere le vie di mezzo e i compromessi. Le tre varianti della vendita, le foto scattate da E che prevedono anche il grigio oltre al bianco e il nero, eccetera. Questa repentina trasformazione può rappresentare l'oggetto di una piccola discussione. Sono d'accordo, Onofrio, senz'altro, direi che hai proprio centrato il punto, forse della mia primissima lettura, no, sul dolore del crescere. Forse non è così repentina la trasformazione, magari sì, non ci sono dei piccoli indizi, io ho trovato nel libro. E questo, per esempio, il suo viaggio quando lei si ammala lì, secondo me è incredibile la capacità di Maria José di farci percepire che c'è qualcosa che non sta più andando come doveva andare, forse anche la malattia, quindi questa voglia che lei aveva di compiere questo viaggio che poi invece non viene soddisfatta e anzi cade in un dover starsene a letto ammalata, già le fa capire che il mondo non va sempre proprio come vuoi tu. E poi sì, c'è una classificazione delle cose che inizia a non essere più così chiara. Non abbiamo più, come hai detto benissimo tu, non c'è più solo il bianco e nero, ma le fotografie di M, scusa, che sono forse l'elemento chiave, sono quelle che prevedono il grigio. E forse direi, forse il vuoto che io ho provato alla fine della lettura è un vuoto un po' troppo nero. Io voglio sperare che poi M abbia avuto la capacità di iniziare a rivedere i grigi, però c'è inevitabilmente quando cresciamo quel momento in cui qualcosa si spezza e allora dal bianco ci sembra di essere forse piombati nel nero in qualche modo. Quindi sì, sono d'accordo. E tra l'altro, se abbiamo ancora 2 minuti, sì, mi sembra di sì. Mi è piaciuta molto la tua riflessione perché hai
messo il focus anche sulla classificazione delle cose. In inglese questo libro, mi veniva in mente quando ho letto la tua domanda, è la traduzione del romanzo inglese in Nord America, non ha come titolo Cramp, ma come titolo How to Order the Universe, come mettere in ordine, come riordinare l'universo. E quindi sì, è esattamente quello che lei fa. E c'è un aspetto che forse non ho toccato effettivamente, che sono gli oggetti. L'importanza che hanno gli oggetti in Cramp e l'importanza che hanno gli oggetti in tutti i libri di Maria José. A proposito, prima dicevo gli aneddoti editoriali di Maria José che andava dall'editore a fare proposte, lei mi diceva che quando stava scrivendo Cramp, lei lo voleva intitolare Il meccanismo delle cose. Probabilmente non so quanti di voi conoscano i libri di Maria José, ma nel lungo elenco di libri di Maria José abbiamo Il segreto delle cose, La lingua delle cose, L'albero delle cose, La tristezza delle cose, al che il suo editore ha detto no, proibito, tipo proibisco di mettere la parola cose nel titolo di un altro libro. In realtà nell'idea dell'editore era anche una questione di separare un po' la produzione forse per l'infanzia da quella per gli adulti e anche le aveva detto insomma poi sembra che non hai proprio idee, cioè non sembra più un caso, cioè sembra che insomma non sai cosa inventarti invece. Magari da un punto di vista commerciale aveva ragione l'editore, però di certo per Maria José non era questione di sciatteria, ma c'era un motivo se lo voleva intitolare così. E gli oggetti che ci sono in Cramp, che M utilizza per classificare il suo mondo, che poi ritornano appunto anche nelle poesie, ritornano in molta produzione di Maria José. Per lei è un valore estremamente importante. L'oggetto concreto, quindi dalla vite all'ombrello, alla scarpa, qualsiasi cosa, non è una cosa che non banale, no? Anche quando è molto bello in questo momento in cui Anne finalmente ottiene una paghetta, ovvero il baratto da parte del padre, quindi però è felice di poter iniziare ad avere i suoi oggetti. Anne li usa per decodificare il mondo in qualche modo. Per Maria José, come autrice e probabilmente anche come persona, gli oggetti hanno una grande magia dentro, un po' nel rapporto col bambino, perché in molta della sua produzione anche poetica, quello che viene alla luce è questa capacità del bambino di vedere gli oggetti con una funzione diversa, per cui nel momento in cui il cucchiaio non è più quella cosa che mi serve per giocare, ma per mangiare, faccio un piccolo salto nel togliermi quella capacità luminosa di vedere il mondo un po' come M, per cui questa distinta classificazione senz'altro ha un ruolo. E poi gli oggetti, accennavo prima anche le epifanie, una delle caratteristiche delle epifanie di M è questo vedersi fuori, in qualche modo sopra un mondo e vedere quello che è rimasto. L'oggetto è ciò che rimane di noi quando noi non ci siamo più. Quello che forse noi la cosa a cui diamo meno valore, però è la cosa che ci sopravviverà. E in questo c'è anche molto dolore, secondo me, nel racconto di Maria José. C'è un libro. Un altro libro in cui lei parla appunto di oggetti che non è stato tradotto in italiano, che è appunto La tristezza delle cose, La tristezza de las cosas, che lei mi raccontava ha avuto origine da una sua visita fatta qualche anno prima, non so se qualcuno di voi conosce un po' i luoghi cardine della dittatura in Cile, uno è Villa Grimaldi, che è stato uno dei centri di detenzione, di tortura della DINA, della polizia di Pinochet. E in questa Villa Grimaldi c'è una sala che è stata ora destinata alla memoria delle persone che sono state uccise in quel luogo, che si chiama la Sala degli Oggetti. Ed è una stanza in cui i parenti, gli amici che hanno perso i loro cari sono stati invitati a portare oggetti che li ricordassero, oggetti molto quotidiani, la tazza, appunto, la cravatta, le penne per chi amava scrivere, qualsiasi oggetto.
Maria José ovviamente è stata estremamente toccata da questa visita e in qualche modo lì forse ha capito anche, ha chiuso il cerchio del significato degli oggetti nella sua opera, perché quegli oggetti raccontavano delle persone che non c'erano più ed erano l'esempio concreto e proprio tangibile di come possono raccontarci di come ci sopravvivono. Vi dicevo che lei va spesso in Giappone anche e anche lì ha visto ovviamente gli oggetti sopravvissuti a Hiroshima, insomma. Ci sono vari musei del mondo, musei o comunque luoghi della memoria che si basano sulla potenza che hanno gli oggetti. E quindi anche per Emmy in questa classificazione, che poi prende altri colori, l'oggetto diventa un po' quello, diventa quella valigetta che rimarrà lì, in quel container, a un certo punto, no, in cui noi non ci siamo più, però questa cosa è rimasta. E quindi sì, visto che il modo che lei ha in qualche modo di decodificare il mondo da bambina è attraverso questa classificazione delle cose, anche una volta che ne esce in qualche modo, che il velo viene tolto e che lei inizia ad avere uno sguardo un pochino più disincantato sulla realtà, e questo diventa un po' il simbolo di quella crescita. Quindi sì, Onofrio, non so se volevi aggiungere. Sì, qualcosina volevo aggiungere, infatti. Dimmi. Quindi è una lettura un po' complicata, difficile, secondo me è un libro non consolatorio, ma secondo me in alcuni punti disperato addirittura. Perché dà una classificazione appunto tipica dell'infanzia, bene, male, netta separazione quasi alla Stevenson, direi, a Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Si passa invece, come già hai detto tu, a una classificazione che prevede anche le vie di mezzo, i compromessi, quindi la perdita appunto dell'infanzia, quindi disperato in questo senso, secondo me. È perdita dell'infanzia che si denota anche nei vizi che assume M, inizia a bere, a fumare, se non sbaglio, considera il padre come datore di lavoro, come un semplice datore di lavoro, quindi una cosa un po' impressionante per una bambina di 7-9 anni. E poi il finale, ecco, volevo aggiungere una cosa, lei si porta i viaggi di Gulliver nell'ultimo, ecco. Questi viaggi di Gulliver, secondo me, possono essere interpretati in due modi, dimmi se poi mi sbaglio, o come viaggio fantastico, quindi una ripresa dell'infanzia, o sappiamo bene che i viaggi di Gulliver sono pure una spietata critica verso la società e verso gli uomini anche. Perché nei confronti dell'avidità, dell'invidia, della corruzione, i famosi lillipuziani erano quelli che poi tradirono Gulliver. Quindi ecco, vorrei un tuo parere. Quest'ultima parte, che poi è la parte più amara e anche più bella, il finale, può essere considerato come un riappropriarsi del valore dell'infanzia, o addirittura un crescere ancora di più nel pessimismo della ragione a questo punto? Questo è interessante. Allora, secondo me, per la mia lettura Per la tua e interpretazione. proprio perché, come dicevo, Maria José, secondo me questo sguardo non l'ha mai perso, io propenderei per la prima, ma solo perché sono una persona estremamente positiva e so... Io ho un pessimismo forse più marcato del tuo. Lo immaginavo, no, in realtà secondo me partiamo dal presupposto che appunto oggi ho avuto il piacere di condividere con voi un po' di letture di Cramp, tante, ce ne sarebbe incredibile quanto in un libro così piccolo uno possa leggere così tante storie. Qualcuna è stata una mia lettura, qualcuna ovviamente è stata invece la lettura che mi ha regalato Maria José quando ho potuto parlare con lei. Per cui, come tantissimi altri elementi nel libro, ogni lettore
leggerli nel suo modo, e soprattutto perché il libro si interrompe quasi brutalmente con questa scena di lei sul treno che proprio ci lascia e noi diciamo: ma come? Ma come facciamo? Proprio per questo ti direi senz'altro. Le letture possono essere tantissime, ci può essere una lettura più pessimistica, tendenzialmente per appunto la scrittura di Mario José, secondo me, ha comunque sempre una luce che incampa, a un certo punto si affievolisce, ma rimane. E non riesco comunque a vedere Crump come un libro scuro io vedo un po' più di bianco nei colori, nei grigi, li vedo più verso il bianco nonostante il finale non sia così. E quindi forse sì, forse può essere, secondo me, forse semplicemente un libro su questo viaggio che può andare in una direzione o in un'altra. E io dicevo prima, io spero che poi Emme abbia la capacità di rivedere, riappropriarsi un pochino anche dei colori migliori. E mi sono anche chiesta, proprio perché sono una persona estremamente positiva, se questa mia rabbia e voglia di ricominciare a leggere il libro appena l'ho finito non fosse dovuta al fatto che io quello sguardo finale non lo volevo, io rivolevo di nuovo la Emme dei tempi d'oro che vedeva tutto bello. Però sì, una lettura, senz'altro le simbologie, come dicevo prima, sono tante. E il fatto che ci siano i viaggi di Gulliver non è casuale. Per cui poi, quale sia la lettura che diamo a questo libro, sta un po' a noi, sta un po' a noi. Tra l'altro, è bello che tu abbia citato la questione del fumo e di tutti i vizi di M, perché invece di parlare della citazione finale, se guardiamo la citazione iniziale del libro, non so quanti di voi magari siano andati a sbirciare il film Paper Moon, Luna di carta, magari l'avete già visto, io non l'avevo visto, per tradurre Crump me lo sono guardata. E è un libro ambientato in Kansas negli anni 30, quindi sembrerebbe un mondo totalmente opposto a Crump, e invece non lo è, perché poi certe storie forse hanno un'universalità che trascende un po' dal tempo e dallo spazio. E la protagonista di Paper Moon è una bimba che ha un po' questo rapporto col padre, molto simile a Crump, e che prende questi vizi anche lei. E non so se poi Maria José secondo me potrebbero essere più che dei vizi veri e propri che la portano verso il crollo, poi sono la sua voglia di crescere. Io l'avevo letta così, no? Il bambino che vuole fare come il grande. Il problema è che quando poi scopre davvero cosa vuol dire essere grandi, inizia a diventare problematico. Però quando ancora uno non lo sa che cosa significa essere grandi, non ci dispiace atteggiarci da adulti, per cui sì. Però senz'altro questo rapporto con il padre, che diventa poi il motore di lavoro, fa sorridere, fa sorridere. Anche perché poi, sapendo che è in parte autobiografico, non si sa fino a che punto, mi chiedo quanti viaggi abbia fatto Maria José da bambina in giro per le strade del Cile. Però sì. Quelli che Senz'altro. poi Grazie. Dimmi. rimangono sullo sfondo sempre i fantasmi, quello aleggiano sempre in questo racconto che ben sappiamo cosa vogliono significare. Sì, Secondo me potrebbero anche significare i desaparecidos, magari, non so, addirittura gli scomparsi, ecco, diciamo, della ferocia di Paperboy. senz'altro i fantasmi che cercava, e se poi l'hanno portato a beccarsi cinque pallottole, non erano dei fantasmi di poco peso, per cui sì. Però secondo me effettivamente è bello che lei non dia delle spiegazioni anche in questo, perché comunque rimane molto fedele allo sguardo di M. Per questo dicevo, io apprezzo molto la scrittura di Maria José, la sua capacità di rendere questo sguardo senza porsi al di sopra, senza dover dare delle spiegazioni da adulti. Noi il mondo lo vediamo come lo vede lei. Se lei in quel momento non sa cosa sono quei fantasmi, noi non lo sappiamo. Possiamo arrivarci in altri modi, e ci arriveremo poi quando lei scopre lo zaino della mamma, ci arriveremo in altri modi, ma non in quel momento. Quindi sì, grazie Anfio. Niente, grazie a te. Qualcun altro ha, non so, qualche osservazione da fare? Tutti timidi. Vedendo la chat, no? Qualcuno che quando l'ha letto è stato male come me? Allora.
Paolo, dimmi tu se fai gli onori in saluti di nuovo, se attendiamo se qualcuno vuole commentare o se hai tu dei commenti. No, in ogni caso sanno tutti che le domande possono essere anche postume, quindi ce le scrivete e noi ci prenderemo la briga di, grazie a Marta, di fornirvi le risposte. Niente, io volevo solamente aggiungere che la lettura di Marta di questo testo, in apparenza piccolo, come evidente, come molte volte sottolineato, è stata molto completa. E mi è piaciuto molto il titolo che hanno trovato in Nord America, l'ho trovato geniale nella sua semplicità. Nella mia testa, nella nostra testa, il libro si chiama Cramp e continuerà a chiamarsi Cramp. Però un pizzico di sana invidia c'è nei confronti di quell'edizione. Non sono d'accordo sul fatto che è stato proibito a Maria José di continuare a chiamare libri con il termine delle cose. Sarebbe stato un ottimo modo per continuare a mettere le cose in chiaro, perché è quello che secondo me fa la lettura. Delle parole che sceglie Maria José per comporre i suoi testi, mettere le cose in chiaro secondo il punto di vista di ogni lettore. Per me è una piccola lillipuziana che va via sul treno, è una lillipuziana che non sa ancora di esserlo e probabilmente sarà la più buona delle lillipuziane. Non ho visto un discorso di pessimismo, di ottimismo in questo aspetto, però ho pensato anch'io che la scelta del libro non è stata casuale e che lei probabilmente sarà una piccola lillipuziana, come non potrebbe essere altrimenti per una bimba che vede e morire con cinque pallottole e vive quello che ha vissuto. Va bene, comunque questa era la mia visione. Presento a Marta, è arrivato oggi direttamente dalla tipografia, infatti l'area smunta sono le casse che ho portato in magazzino. L'ultima fatica di Marta è ridicola, sprint. Un po' più grossa di Trump. Sì, affinché non si dica che facciamo solamente libri piccoli. Grazie Marta, è stato anche questo un lavoro perfetto e grazie Marta per essere un piccolo orologio svizzero. Non perde un colpo nel suo lavoro di lettura e di traduzione, siamo davvero molto affezionati, volevo dirtelo, come te lo dico, cerchiamo di dirtelo pubblicamente tutte le volte che ce ne sia l'opportunità. E Grazie niente, grazie a voi, e ci vediamo per il prossimo incontro, il prossimo martedì. Ovviamente, se avete delle riflessioni, delle domande postume, come abbiamo detto, le aspettiamo e a presto, insomma. Ciao a a tutti. tutti, grazie. Ciao a Buona tutti. serata.